I settori dell'estetica e della cura della persona sono sempre in costante e forte crescita. Siamo all'evento internazionale Adriatic Live Brow, che anche quest'anno conserva un ricco programma tra seminari, congressi, tanta formazione e nuove tendenze moda. Marina, buona la prima edizione datata 2023 e questa seconda ha riscosso e ha decretato ancora un importante successo. Sì, veramente, ho deciso di fare anche la seconda edizione, anche perché l'anno scorso ho avuto un enorme successo e quest'anno ancora di più, avendo delle partecipanti che sono arrivate da tutto il mondo e che sono tanti iscritti, sono molto felice. Sono state giornate ricche di tanta formazione e di tante dimostrazioni. Esattamente, a parte che abbiamo avuto una gara importante dell'extension cile, di laminazione, di tutto quello che noi ci occupiamo dell'estetica avanzata, abbiamo avuto anche diversi speaker da tutto il mondo, dall'estero, dalla Polonia, dalla Russia, che hanno fatto diverse teorie, diverse informazioni, ma anche parte dimostrativa con le modelle per far vedere le ragazze, per crescere e migliorare di più questo mondo. Valentina, parliamo di tendenze e novità legate al settore. Diciamo che le tendenze sono effetti più naturali, quindi ritorna di moda l'extension cilia naturale, extension cilia mascara e tantissimo anche laminazione ciglia. I campionati qua in Italia, diciamo che siamo cresciuti tantissimo, il livello di Lash Maker sta crescendo ogni anno e siamo alla seconda edizione di Marina Babira, che come sempre ogni anno ci dà molto di più e di più e di più, e anche le partecipanti vediamo i lavori molto molto più belli con effetti naturali anche. Come rispondono le nuove generazioni alle nuove tendenze moda relative all'estetica? Beh, la parola d'ordine è attenzione. Le nuove generazioni sono super attente ai dettagli. Devo dire che c'è un gioco di generazioni in realtà, perché a volte, avendo un centro estetico specializzato in trattamenti di ciglia, sono le stesse mamme che ci chiedono per le figlie già dai 15-16 anni, e dovendo chiedere ovviamente un consenso informato e l'autorizzazione, ne sono praticamente, ci sono dentro. E questo è anche rivolto al settore della formazione, quindi le ragazze giovanissime ci chiedono di formarsi soprattutto in settori specializzati, quindi l'estetica non è più per la sola ceretta, ma proprio sono estetiste specializzate. Ho giudicato tutti i lavori di dermopigmentazione in questa edizione e voglio dire che tutti i lavori sono stati di alto livello, le ragazze sono state molto preparate e quello che ho visto è che la tendenza della nostra professione va sempre verso il naturale, ciò che gli anni precedenti non hanno permesso. Sono molto entusiasta di aver visto tutto quello che io ho giudicato, soprattutto la manualità e anche quello che le ragazze hanno potuto trasmettere tramite i loro lavori.
Il settore dell'estetica vede tanta concorrenza tra voi, ma in questo caso invece tanta sinergia e tanto scambio di idee e consigli. Sì, questi congressi proprio ci raduna un po' tutti, anche da tutto il mondo, perché oggi qui abbiamo anche della Giappone e ci scambiamo tantissime idee. Diciamo che è una concorrenza leale, anzi ci aiuta a svilupparci ancora di più e più che altro portare Italia a un livello anche mondiale, conosciuto proprio a livello mondialissimo, insomma. Durante il congresso si è parlato anche di benessere e ha dato i suoi consigli per prevenire e combattere dei malesseri dovuti alla postura durante il lavoro, come ad esempio appunto il classico mal di schiena e dolori cervicali. Ecco, i consigli che posso dare per questo tipo di persone è comprare innanzitutto delle sedute ergonomiche regolabili che possano appunto essere portare comunque una posizione fisiologica della colonna vertebrale, poggiare la schiena bene sullo schienale, mantenere bene i piedi a terra e aprire bene queste spalle. Ecco, se manteniamo queste piccole cose, reiterandole nel tempo, poi possiamo andare a prevenire innanzitutto dolori futuri alla colonna vertebrale o comunque andare piano piano a migliorare quei doloretti che abbiamo durante le giornate. Se parliamo di canali online nel nostro settore, purtroppo dalla mia esperienza tante professioniste trascurano questo lato, che è sbagliatissimo, perché adesso tutto si vende attraverso i canali social. I clienti e le persone vogliono vedere quello che offriamo e sono la carta di visita, il biglietto di visita di una professionista, soprattutto in settore di bellezza come nostro. Noi abbiamo fatto le nostre demo live, cosa sono? Abbiamo portato le nostre tecniche e tutte le partecipanti, oltre a gareggiare per salire sul podio, hanno fatto anche della formazione. Cosa intendiamo noi per formazione? Hanno visto tutte le nostre tecniche, quindi non solo vengono a gareggiare per prendersi la propria coppa, ma per migliorarsi ognuno nelle proprie tecniche, tutte di trucco permanente, lash e tutto nel mondo beauty. Un'altra edizione, però in un altro formato, anche perché Adriatic Live Event 2024 in 2025 fa una pausa, perché sarà un altro congresso solo di laminazione ciglia e sopracciglia, sempre ad ottobre, 5-6 ottobre 2025. Invece Adriatic lo facciamo internazionale, perché lo facciamo in diversi paesi del mondo. E la finale, gran finale, sarà in Italia nel 2026.